essere democrazia diretta anche nel mondo della politica. Lei è in qualità di ideologo del 5 Stelle, signora, qua o in qualità di manager? Signora, per favore. È una domanda, mi scusi. Sì. Ti hanno proibito di fare... Ci hanno proibito di entrare e fare riprese durante l'intervento di Casaleggio. Con gli altri non è così? No, siamo entrati con Letta, con tutti quanti, tutti i ministri dentro non discutono, Casaleggio ci fa imprevisti di entrare. Quindi di una vera e propria manovra di carattere anticiclico che pesa, diciamo, circa 2 punti percentuali di PIL. Casaleggio è stato interessante perché... ha dato una lettura che ha creato una discontinuità col resto. Interessante, la prima volta che lo ascoltavo e non sono fenomeni nuovi, ma li ha illustrati molto bene, con particolare riferimento all'Italia. Vespa, lei ha sentito Casaleggio? No. No. Ci sono arrivato tardi. No, perché sono arrivato dopo. Lei controlla che siano pulitissimi i bicchieri? Dottor Casaleggio, molto interesse per il suo intervento. Come è andata? Persino Monti ha apprezzato. Cernobbio è un hotel a 5 stelle, come ha detto il Premier. Dice, di là c'è un convegno in un hotel 5 stelle sul lago, di qua si apre un edificio alla periferia di Brescia, quale crede che sia il mio posto? Come sappiamo, appunto, Renzi non è venuto da voi a Cernobbio, non ha partecipato al forum Ambrosetti. Vi hanno proibito di fare... Ci hanno proibito di entrare e fare riprese durante l'intervento di Casaleggio. Con gli altri non è così? No, siamo entrati con Letta, con tutti quanti, tutti i ministri dentro non discutono, Casaleggio si fa imprevisti di entrare. Io dico soltanto una cosa per rispondere a quel signore che diceva noi qua vogliamo parlare di nascosto senza giornalisti perché così almeno siamo liberi di dire quello che vogliamo. Se volevano essere liberi di dire quello che volevano, stavano a casa. Allora, e questi qua del forum Ambrosetti, ma anche quelli che vanno al Bilderberg, discutono secondo le regole della Chatham House Rule. Che cos'è? È una regola, credo che fosse nata all'inizio in Inghilterra tanto tempo fa. Diccela. Che dice sostanzialmente, si dice il peccato ma non il peccatore, cioè voi state qua dentro, chiacchierate quanto volete, poi si esce, la regola tacita, scritta, a cui tutti devono aderire come a un giuramento solenne, è che si può dire, forse, ma come si è visto quando escono stando ben zitti e abbottonati, si può dire quello che ci diciamo, ma non si può dire quello, cioè chi è che ha detto quella cosa, così almeno uno è libero di dire delle cose che in pubblico potrebbe magari non avere voglia di dire.